yeah, yeah. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tutta la Divina Scrittura è un solo libro e questo unico libro è Cristo. Infatti, tutta la Divina Scrittura parla di Cristo e in Lui trova compimento. Ugo di San Vittore, De Arca Noè, 2, 8 Prima stazione: L'iniqua condanna del giusto. Adoramus te Christ et benedicimus ti quia per santa crucem tu amare de mundu. Quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: Devi morire. Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. Allora i sacerdoti e i profeti dissero una condanna a morte merita quest'uomo. Ma Geremia rispose il Signore mi ha mandato a profetizzare le cose che avete ascoltato. Quanto a me, eccomi in mano vostra. Fate di me come vi sembra bene e giusto. Ma sappiate bene che se voi mi ucciderete attirerete sangue innocente su di voi. Su questa città e sui suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi. Geremia 26, 8, 15. È reo di morte. Matteo 26, 66. Colui che il Padre ha mandato, colui che rivela la verità di Dio, il volto di Dio, perché si è manifestato Figlio di Dio, è Signore e Messia. Egli si consegna nelle mani degli uomini, e il sangue innocente del solo giusto cadrà rugiada di salvezza su tutti i peccatori. Miserere nostri domine, miserere nostri, sabat mater dolorosa, juxta crocem lacrimosa, d'entebat filius. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Adoramus te Christi et benedicimus tipi qui per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Abramo, prese la legna dell'olocausto, e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Genesi 22,6. Ora il condannato ti porta sulle sue spalle, o legno scelto per il sublime sacrificio. Ma tra poco tu porterai sulle tue braccia il re. Sostieni allora, o solo albero glorioso, con dolcezza il corpo del Salvatore. Accogli con venerazione la carne del Creatore. Sì pietoso e morbido letto alla santa vittima. Sì glorioso trono al re dell'universo. Inno Crux Fidelis. Miserere nostri domine, miserere nostri. Cujus anima non contristata e dolente per transivit gladius santa madre de voi fate che le piaghe del signore siano impresse nel mio cuor terza stazione la prima caduta adoramus te Christet benedicimus tibi quia per sanctam crucem tuam redemisti mundu il serpente disse alla donna, È vero che Dio ha detto, Non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente, Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto, Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, Non morirete affatto, anzi. Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi, e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio. Che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio. Genesi 3, 1, 6, 8. Noi siamo caduti fin dal principio. Abbiamo voluto, Dio, impossessarci del tuo dono e non riceverci dal tuo amore. Abbiamo voluto diventare come te, non nella comunione. Ma nell'arroganza. Non ci siamo fidati di te. Salvaci, Signore, Gesù, col tuo assoluto affidamento al Padre, col tuo totale riceverti da Lui. Miserere nostri domine, miserere nostri, o oh, quan tristi set afflicta flicta, fuiti la benedicta. Mater Unigeniti, Santa Madre dei Voi Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. L'incontro con la Madre. Adoramus te Cristet et per sancta crucem tuam redimisti mundu la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria perché vedendo morire sette figli in un solo giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore temperando la tenerezza femminile con un coraggio virile diceva loro non so come siete apparsi nel mio seno non io vi ho dato respiro e vita, senza dubbio il creatore dell'universo. Per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita. Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho allettato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a quest'età e ti ho dato il nutrimento. Non temere questo carnefice. Ma accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Seconda Maccabei 7, 20, 29 La fede forte di Maria ha sperato contro ogni speranza e il suo cuore di madre ha riavuto il figlio insieme con la moltitudine di noi, suoi fratelli redenti, nel giorno della misericordia. Miserere nostri, domine, miserere nostri. Quei morreba, tettoleba, Pia mater, dun videba, Nati pena singliti. Santa madre, te voi fate, Che le piaghe del Signore Siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione l'aiuto dell'uomo di Cirene. Adoramus te Christ et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundu. Mosè disse a Giosuè, scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui, ed egli vi si sedette. Mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Esodo 17, 9, 12 Il Signore... Sta con in mano il legno della salvezza, le mani alzate come sacrificio della sera, salmo 141, 2: Fino al tramonto del sole. Lui combatte la battaglia, lui vince il nostro avversario. Ma Dio fatto uomo combatte nella nostra debolezza, non nella sua potenza, e apre al discepolo uno spazio di condivisione. Restate qui e vegliate con me. Matteo 26,38 colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Luca 14,27 Miserere nostri domine, miserere nostri, qui se stomo qui non flere, madre in Cristo si videre, intanto supplici voi. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Sesta stazione. L'amore della Veronica. Adoramus te Cristet et benedicimus tibi, qui a per sanctam crucem tuam redemisti mundum. L'amato mio è bianco e vermiglio, riconoscibile tra una miriade. Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli sono grappoli di palma neri come il corvo, i suoi occhi sono come colombe su ruscelli d'acqua. Le sue guance sono come aiuole di balsamo, dove crescono piante aromatiche. Le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra. Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri, dolcezza è il suo palato, egli è tutto delizie. Questo è l'amato mio. Questo l'amico mio, o figlie di Gerusalemme, Cantico 5, 10, 16, che anche a noi sia dato di saper vedere, dentro il segno umiliato, la rivelazione splendida della bellezza. Miserere nostri, domine, miserere nostri, qui non posset contristari, cristi matren contemplari, dolente e Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione, la seconda caduta. Adoramus te Christet benedicimus tibi, quia per santam crucem de misti mundum, Caino parlò al fratello Abele, mentre erano in campagna. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino, dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose, non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello. Genesi 4, 8, 9 Siamo caduti dalla diffidenza e dalle straneità con Dio nella diffidenza e nelle straneità con gli altri uomini. Rifiutato Dio come nostro padre, siamo diventati capaci di odiare i nostri fratelli. Salvaci, Signore, che nel tuo amore al Padre hai amato i tuoi fino alla fine. Giovanni 13,1 Salvaci, tu che hai dato la tua vita per i tuoi amici, con l'amore del quale nessun amore è più grande. Miserere nostri domine, Miserere nostri, pro peccati su e gventis, vidi in tormentis, et flagelli subditur. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. Ottava stazione Le donne di Gerusalemme. Adoramus te Christ benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti Mundu. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco e rotolati nella cenere. Fa lutto, come per un figlio unico, lamentati amaramente, perché improvviso piomberà su di noi il distruttore. Chi avrà pietà di te, Gerusalemme? Chi ti compiangerà? Tu mi hai respinto, oracolo del Signore, mi hai voltato le spalle, e io ho steso la mano su di te per annientarti. Sono stanco di avere pietà. Geremia 6, 26, 15, 5, 6. Riconosciamo la nostra miseria, riconosciamo la nostra colpa, e nel Signore che passa paziente, speriamo di avere il giudice misericordioso, il re che stenda la mano su di noi per farci grazia. Ester 5,2. Miserere nostri domine, miserere nostri, vidi il su un nato, moriendo desolato, dume misit spiritu. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nonna Stazione, la terza caduta Adoramus te Christ et benedicimus tibi, quia per santam crucem tuam redemistimundum. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Gli uomini si dissero l'un l'altro: Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore li disperse di là su tutta la terra. Ed essi cessarono di costruire la città. Genesi 11, 1, 4, 5, 8 Ormai caduti lontani da Dio, ormai caduti in divisione tra noi, abbiamo stoltamente creduto di poter trovare da soli la strada del cielo, di salire con le nostre forze fino a Dio, di conquistare noi la felicità, di costruire noi il miracolo della comunione, di inventare noi il paradiso. E dall'alto della nostra presunzione, dalla vetta del nostro orgoglio, siamo precipitati. Salvaci tu che vivi nel Padre, tu che abiti nell'alto dei cieli e hai posto la tua dimora in mezzo a noi. Miserere nostri domine, miserere nostri e amater fos moris me sentire vim doloris, facutte cum iugean. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Adoramus te Christ et benedicimus Tibi, Quia per santa cruce in tua re dei Misti mondi. Quando Giuseppe fu arrestato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe, che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe. E gliela fecero pervenire con queste parole. Abbiamo trovato questa, per favore verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse, è la tunica di mio figlio. Genesi 37, 23, 24, 31, 33a. Riconosci, padre, la tunica del tuo figlio. Questo è quanto noi. Ti restituiamo del dono supremo che tu ci hai fatto, mandandoci il tuo figlio amato. Questo è il segno della nostra ingratitudine, questo è il segno del nostro rifiuto. Accogli nelle tue mani questa reliquia del Figlio, e avvolgi nel manto della tua misericordia i suoi fratelli colpevoli. Miserere nostri domine. Miserere nostri, Facutarde arde ad cor meum, in amando Christum Deum, ut complaceam. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione Gesù sale la croce Adoramus te Christ et benedicimus tibi, quia per santa crucem tuam redemisti mundu Il Signore disse a Mosè, sali su questo monte, sul monte Nebo, e contempla la terra di Canaan. Mori sul monte sul quale stai per salire. Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo. Mosè, servo del Signore, Morì in quel luogo secondo l'ordine del Signore. Deuteronomio 32, 48, 50, 34, 1-5 Gesù venne inchiodato alla croce. Il Signore Gesù ascese la croce. Inno iam surgit ora terzia. Il Figlio salì il monte dell'estrema ubbidienza, dell'amorosa ubbidienza al Padre, fino alla morte, libero. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Santa Mater istut crucifixi fige plagas, cordimeo oh valide. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Consummatum est. Adoramus de Christet benedicimus tibi, quia per sancta crucem tuam REDEMISTI MUNDUM Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò al profeta Elia e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo, e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o oh Signore, sei Dio, e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse, il Signore Dio. Il Signore Dio, primo libro dei re, 18, 36, 39. Davvero quest'uomo era figlio di Dio, Marco 15, 39. Miserere nostri domine, miserere nostri, tu inati, vulnerati, tant ignati promepati penas mecum divide Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore Tredicesima stazione Il figlio è consegnato alla madre Adoramus te Christ benedicimus tibi quia per sancta crucem tuam redemisti mundum il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Elia le disse: Dammi tuo figlio. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino e lo consegnò alla madre. Elia disse: Guarda, tuo figlio vive. Primo re 17 17 19 21 23. Alla madre è stato restituito il figlio Gesù, ma a lei è stato dato un corpo morto, un cadavere. È stato affidato alla sua fede, al suo amore, alla sua speranza il corpo morto del figlio suo, del figlio di Dio. Perché non aspettiamo la rivivificazione di un cadavere, un ritorno alla vita, ma molto di più, perché speriamo un'esistenza nuova, partecipe della vita di Dio, della sua gloria, come una nuova creazione. Miserere nostri domine, miserere nostri, facmi te compie flere, Crocifisso con dolere, done che go vixerò. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione: Gesù è sepolto. Adoramus te Cristet benedicimus Tibi. Qui per santa in croce in tua amore dei misti O se tu volessi nascondermi nel regno dei morti, occultarmi finché sia passata la tua ira, fissarmi un termine e poi ricordarti di me. L'uomo che muore può forse rivivere. Aspetterai tutti i giorni del mio duro servizio. Finché arrivi per me l'ora del cambio, mi chiameresti e io risponderei l'opera delle tue mani, tu brameresti. Giobbe 14, 13, 15. Tempo misterioso del sepolcro, tempo senza tempo, tempo di assoluta passività, solo silenziosa attesa che Dio agisca, che Perdonati i peccati di tutti gli uomini, il Padre si ricordi del Figlio amato, brami rivederlo, che lo chiami, che lo risusciti, sciogliendolo dalle angosce della morte. Atti 2,24 e lo costituisca, Signore e Messia della Gloria, Atti 2,36. Miserere nostri domine. Miserere nostri, iuxta cruce in constare, et me tibi sociare, in desidero. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quindicesima stazione. La gloria. Adoramus te Christ et benedicimus tibi, quia per sancta crucem tua redemisti mundu. Apparve sopra il firmamento in alto uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi come neve e il suo corpo somigliava a topazio. Le sue braccia e le sue gambe a bronzo lucente, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, il suo volto aveva l'aspetto della folgore, era come il sole, quando splende in tutta la sua forza. Teneva nella sua destra sette stelle, e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Era circondato da uno splendore simile a quello dell'arcobaleno tra le nubi in un giorno di pioggia tale mi apparve la gloria del Signore, quando la vidi caddi con la faccia a terra, caddi ai suoi piedi, come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, ero morto, ma ora vivo per sempre. Ezechiele 1, 26, 28, Daniele 10, 5, 6, Apocalisse 1, 13, 18. La vera bellezza non ha bisogno di prove. L'icona non dimostra niente. Essa mostra. È evidenza folgorante. Pavel Endokimov Miserere nostri domine, miserere nostri, Virgo Virginum Preclara Miriam nos is amara, fac me te cum plangere, fac me plagi vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruvore filii. Fac ut portem Christi morte, passionis fac cum sorte, et plagas recolere. Flamis nevorar succesus, per te virgos indefesus, in die judicii. Christe cum sitic exire, da per matrem me venire, ad palmam victorie corpus mori vetur, facut anime donetur, paradisi gloria. Amen.